Lara, I'm Nira Leste. And history is repeating itself. What do you mean? This is the land where legends are born, Dani. The 67 revolution started in El Este. El Tigre, La Quimama, Lorenzo, Lobo, they led the guerrillas who overthrew Castillo's father, Gabriel. Libertad is taking Yara full circle. And they know I'm coming to give them the good news? El Tigre is very, very excited. Promise. Well. El Tigre? That's me. You must be that kid Clara mentioned. Libertad's chosen one. I'm not a kid. Of course not. You're Bebe Tigre. And don't worry, I'll make sure you don't end up one of Benitez's trophies. Who's Benitez? Head of Castillo's Navy, a real sea monster. She likes to hang traitors like fish for all of El Este to see. Pal carajo. Well, I'm in El Este now. I love it. All of it. You, have a long night? The rum and coke was flowing last night, Baby Tigre. Minus the coke. Been there. Oh, no. I'm sending you some photos. Should help you find us. Is that a crab? Rock? See. Call me when you get there. And bring grappling gear. You're going to need it. Now get moving up our mountain. We can't wait to meet you, Baby Tigre. Salve a tutti ragazzi e bentornati da My Shosha, siamo a El Este in Far Cry 6, questa è Yara e io vi ringrazio come al solito per seguire questa serie in mia compagnia che fa tanto vecchio stile, però siamo a Sierra Perdita, dobbiamo andare a incontrare El Tigre, una delle leggende del 67, coloro che deposero il padre di Anton Castillo, El Presidente, che prima di lui era presidente e... avete sentito da un personaggio particolare. Io nella mia vecchissima prova l'ho già incontrato e vi dico ragazzi, aspettate, aspettate perché ne vedrete delle belle. Però dobbiamo andarlo a incontrare nel suo campo. Ovviamente ragazzi, pensateci bene, è il campo delle leggende del 67, i primi rivoluzionari. Secondo voi lo troveremo? Assolutamente no, perché in cima a una montagna ci ha mandato, diciamo, delle coordinate o comunque degli indizi. Andiamola a trovare. Io mi ricordo di averla fatta questa missione, è un'arrampicata clamorosa, però ho fatto solo questa riguardante questa storia, quindi tranquilli, anch'io sarò blind come voi. Però ragazzi, cioè l'ultima puntata è stata clamorosa secondo me, soprattutto per quello che siamo riusciti a scoprire. Ah, e ho una nuova arma fai da te. La sorpresa, guardate un po'. Guardate ragazzi, gli si attacca e... boom! Un solo colpo, colpisce una volta ogni 100 anni. Ma loro non mi hanno visto? Vabbè, insomma, abbiamo scoperto che non solo... il nostro presidente è malato, ma è anche... c'è una condizione piuttosto grave. In più, sembra essere un po' colpito quelle che sono le nostre azioni. Ormai, ragazzi, manca poco. Dobbiamo liberare solamente questa zona e poi punteremo alla città, insomma, a casa del presidente. Solo che, visto che possiamo dire che siamo oltre la metà del gioco, sì, siamo forse nell'ultimo quarto. El Tigre, I'm at Basilica de la Virgen. Why is it closed up? Yeah, bad place had a history. A lot of bad priests. I made sure that stopped happening. How did you do that? I castrated them. Ooh. In serio? What do you think? Certo. Serio, secondo me sì, ragazzi. Ma già uno si chiama El Tigre. E se fosse stato romano sarebbe stato Er Tigre. Insomma, io a uno così gli credo per forza. Peccato perché voi non l'avete visto, ma è veramente un tosto. Allora, se vi ricordate, diverse puntate fa vi dissi: speriamo però di incontrarlo questo presidente. E invece, con mia somma delusione, è chiusata. Qui dobbiamo fare la caccia al tesoro, però è un'attività secondaria che magari avremmo fatto in live posteriori. Insomma, ragazzi, cioè, speravo meglio, insomma.
con un percorso un bel po' tortuoso, credo che siamo quasi arrivati, eh. E il tigre si è pure firmato. Lucky Mama Santos Lorenzo Canseco. Vabbè. Cane secco, Canseco. No, voglio schiappare proprio. Can really disappear up here. Would make an army blind. How is the air both thick and thin at the same time? Beh, sta in culo voi. Povere capre. Okay, I'm at the next picture. Let me guess. Guerrillas are like sharks? Deadly predators with knives as sharp as teeth? Actually, that rock just looked like a shark. Who's the one dangling underneath it? That's Lucky Mama. We never knew when the Soldado would find our camp. So we had to secure fast ways up and even faster ways down. Lucky always volunteered to be the first to test the lines. Brave. I hear you're brave too. Clara told me about you. You know, I also grew up without a mama or papa. And you still became a legend. Many guerrillas are orphans, baby Tigre. But it's not our parents who define us. It's our actions. It's like therapy. Grazie nonno, grazie mille. Ragazzi, siamo arrivati. Non c'è dubbio. El Tigre, I'm at the statue. Revolutionary, a warrior, and a dear friend. Killed in combat when we stormed Esperanza in 67. Yesterday was the anniversary of his death. That explains the hangover. Every year I drink two bottles of rum. One for me, and one for Lobo. You never live to see a free Yara. To be honest, neither did I. This is the last pick. Felicidades! You're at the top of the world! Now get down here! You're missing all the fun, baby Tigre! Lobo, sempre il primo a scagliarsi contro l'ingiustizia, non vide mai la fine della rivoluzione. Cadde prima dell'assalto finale a Esperanza. Questo monumento fu eretto dalle leggende del 67 in sua memoria. Riposa, amico. La guerra è vinta. Che brutto, ragazzi, che brutto. Quindi lui si è obbligato per ricordare l'amico. Sì, l'avevo fatto di notte. Pico Patriotas, il picco dei patrioti. Eccoci qua. Trova il tigre. E il tigre. Vieni qua, amico, amico, amico. Tigre. Eccolo il tigre. Il tigre. Guarda, Danny. El tigre. What the hell? You're trapped. Death is staring you in the face. What do you do? Ooh. I've been kicked in the cojones 1,000 times. I haven't felt them since 72. Hey. Never do that again. What? Mi caso su casa, baby tigre. Come on. Me the family. Lucky, my nose is broke again. I'm not your fucking mother. Lucky mama. There are people out there. Who are actually hurt. I am suffering. Ay, easy, mama. Her peace doesn't count. Meet Lorenzo Canseco, poet of the legends. Well, I sense the hot blood of a fighter. Lorenzo Canseco, stiamo leggendo, stiamo incontrando tutti i nomi che abbiamo letto. Mama, heart of the legends. It's not broken. Really? I felt it go crazy. Merda! Another patient? Looks like La Moral to me. I'm Dani Rojas from Libertà. The new fist of the revolution. No, Clara sent me. Libertà needs the legends on our side, heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry, one revolution was enough. Looks like Clara was wrong. Have faith, Dani. They just need to get to know you. Come see me when you get settled. Abbi fede, Dana. Eh sì, ciao. Abbi fede, Dani. Devono. Non so parlare, raga. Volevo dire, abbi fede, Dani. Devi farli prima 250 favori prima che si possano fidare di te. Vabbè, ci sta, il gioco è questo. Clara, met the legends. El Tigre is the only one on board with Libertà. Do whatever you have to and get them to join this fight. The people need heroes to believe in. I just hope they still want to be heroes. E un po' ci dice Canseco. Can I talk to you about Libertà? No.
I have more important things to do. Gogno. Voglio vedere che altri, va, fammi vedere che ti fa, grattate le chiappe. Ah no. Ti è levata una sigaretta dal sedere. Posso parlarti di libertà? Sembrava tipo, insomma, quelli che vendono gli aspirapolveri. Posso rubarti? No. No, non me li puoi rubare il secondo. Porco Giuda. Ok. No, vai a prendere le medicine. No, no, no. We need Lucky and Lorenzo on board. So here's what we're going to do. Ever since Anton got obsessed with the cancer drugs and making Viviro, finding medical supplies for Lucky's clinic has been impossible. So I bribed a pilot to fly some in. When the supplies arrive, we tell Lucky they're a gift from Libertad, and boom, everybody's friends. Sì. Perfect plan, right? Well, it would have been if some hijo de puta didn't shoot down my chopper. Go get those supplies before someone else does, baby Tigre. Che ci vuole, nonno? Te preoccupa. Remember the three guerrilla principles? Always be moving. Always kill your enemy before they kill you. Lo so, nonno, però tu sei ancora bello attivo. Vabbè, va, andiamo a fargli sto favorino. Ovviamente, ragazzi, questa zona non la conosciamo, quindi sarà un po' più difficile per me muovermi. This looks like the drop. What a mess. This is too easy. Che voilà! E chi sono questi? We're la moral, and the leste is our land. Our land, our medicine. You practice that little speech? Yeah. This is property of Libertad. Ah, Libertad. Knew you would come begging for our help. We should be fighting Castillo together. I'm Honron, second in command. Occhio, occhio. Tres, cuatro. Ah. Nice throw. Name's Danny. Danny Rojas. Vabbè, c'è il cappello da baseball. Company! Over there! By the chopper! Batter up! Yuhuu! Uccidi i guerriglieri! Bella questa! Ok, nuovi personaggi pazzi? Da dove vengono? Ah, da qua, venite! No, ma che lanci? Ma chi gliela... Ah, beh, giusto. Oh, Danny, oh, qua, qua, questi dovete fa fuori, oh! Stanno arrivando! Stanno a pushare, ecco! From the way... Ma questo che sta nasconde qua? No, no. Comunque ci sono tante possibilità di combo con le armi, ragazzi. Secondo me io le sto esplorando pure troppo poco, perché per dirti, questa quest'arda, aiuto, guarda come sei cascato, va. Ma tu puoi andare a fare la guerriglia con sta maglia. Vabbè, comunque ne manca uno. Gracias al casos. Al poia, grazie al poia. Oh, questo sei in Giovanna d'Archito. Si carica tutte le altre armi. Tranne questa, perché sto secco. You've got talent, Libertad, but Yelena needs these supplies. We got wounded. Yelena's your boss? Yeah. She's gonna kick my ass if I don't come back with something. Well, Clara's gonna try to kick mine if I don't bring these to the legends. Libertad wants the legends of 67? Half of Yara thinks are dead. Oh, they're very alive. And half of La Moral thinks are full of shit. But I majored in history. They paid in blood to put Anton's papa in his grave. I tell you what. You give me these supplies, I'll introduce you. Ah, coño. Yelena's gonna kill me. But at least I got to meet the legends first. Now, Danny, you get us a chopper. Then we can talk supplies. Welcome to La Moral. Libertad. Whatever. La Moral. Libertad. Anton Castillo. Gabriel. Ok. E poi ragazzi, ci pensate, io con lo spagnolo fa proprio già ride così. Allora, certo, questa è la prima cosa. Giusto, 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 giusto. È la prima cosa, ragazzi, dobbiamo effettivamente andare a distruggere un po' di contraeree, che sennò famo una bruttissima fine. Ah, ma ci sono anche gli elicotteri qui. E allora direi che non sarà un grosso problema. All right, let's move. Aspetto, strano che questi con tutta la contraerea e gli elicotteri non abbiano mai trovato il covo delle leggende. Danny, you got the supply. Palla pinga, el tigre, feast of the revolution. You gotta sign my pants. Come si chiama, signorita? Honron. I'm with La Moral. La Moral. Terroristas. Honron, this is Lorenzo. I know who he is.
I think the word he's looking for is guerrilla. You're not guerrillas. You're a street gang. At least we're not hiding on the mountain while the world goes to shit. Have you seen what's going on down there? Go, check out a Biovida facility. I dare you. The legends don't take orders from anarchists. Entiende? Enough, Lorenzo. No, you know what? Fuck you. La Moral is keeping these supplies. This is our revolution, not yours. A farmer got caught in the crossfire today. Took a bullet in the stomach. Without this, he won't make it to tomorrow. Lucky mama. A lot of the bullets I pull are from La Moral. There is a difference between playing with guns and fighting La Revolution. El Tigre. Sì. Mazza, sta proprio a distruggere. They're big on lectures. If these abuelos want to live in their museum, whatever, a quien le importa. Or maybe I borrow some souvenirs. Talk to me when you got a minute. Credo che inizialmente, ragazzi, dovremmo fare un po' il gioco delle parti. Buon viso a cattivo gioco sotto tutti i punti di vista. Cioè, tenere il piede in due scarpe. Cioè, parlare con il tigre, stare dalla parte delle leggende e stare con la morale. I've got our next move. Vai, qual è? Those medical supplies will put a lot of guerrillas back together. Gracias. Lucky appreciates them too, even if she doesn't show it. And bringing La Moral was smart. This camp needs young blood. Shakes things up. Now we need to work on Lorenzo. Half the abuelos out there hang on his every word. Honron said Lorenzo should visit a Biovida facility. Mm-hmm. But getting Lorenzo to do anything is like pulling a tank through the mud. Sideways. I'm going to give him a little reminder of what we stood for, and you are going to bring the Biovida to him. All you got to do is tiptoe in, take photographs of anything suspicious, and get out. For a so-called research facility, they have way more guns than lab coats down there. They're hiding something, baby Tigre, and we're going to slap Lorenzo in the face with whatever it is. Hope you have good camera skills. What do you kids say? No filter? Andiamola a fare perché così ci riprendiamo la fiducia di Lorenzo e vabbè, è la classica struttura alla Far Cry. Però la trovo un po' forzatina arrivato a questo punto, perché è vero che magari dobbiamo dimostrare che cosa sta succedendo all'este, ok? Arrivati a questo punto, con tutte le atrocità che abbiamo visto e vissuto nelle altre parti dell'isola, cioè... Ma Dani bastava che gli diceva: guarda, ce l'ho già i filmati. Abbiamo fatto per Talia, vi ricordate? Her name's Gabriella. She's a girl from the fishing village. Used to bring us food and supplies. Lorenzo used to tease her for her tattoos and her crazy hair colors. We loved her visits. Until one day she told us she had some good news and said she'd be leaving Yara. That was the last time we saw Gabriella. My neighbor thought he saw her at that Biovida place. Tattoos and colorful hair. I'll keep an eye out. Gracias. I'm worried something terrible has happened. Ma sicuro? Poi, ma adesso non fammi fare questa cosa, ci servono le foto. Come detto, ragazzi, cioè, ci abbiamo tante prove. Che mole, dobbiamo andare a prendere altre? A quanto pare sì. Ok, ragazzi, siamo dentro. Basterà? Certo, ragazzi, meno male che dicono che pinga e non che penga. Porca zuzza. Porca zuzza. Beh, questa credo che sia proprio una scena da foto. Stanno facendo tipo degli esperimenti con le camere iperbariche. There's something under the water. Eh sì. E sono pronto a fargli la foto. Porca zuzza. No, mamma mia. Al carajo. So many dead bodies in there. I think I'm going to be sick. Castillo, you fucking monster. I need more pigs. Ma dai, come gli animali. This should be enough to convince Lorenzo. Tigre, I've got the pigs. You won't believe what they're doing to our people. It's horrific. Oh, I believe it. At least Lorenzo is not going to. And what about Gabriella? I don't know what to tell you. She's gone. I had a feeling. Okay. Era questa Gabriella. It's time for Lorenzo to wake up.
capelli colorati. Era proprio lei. Per Just Kids e al tigre. Lorenzo, I took pictures of that place when Ron was talking about. You swipe to the left. They look free to you. Merda. This is what Libertà and La Morale are fighting. You can hate us, but at least we're doing something about it. No one deserves this, Lorenzo. This is happening all over Yara. You just can't see it from so high up this mountain. I can't look at this anymore. I didn't vote for Castillo. The war is over. So that was a waste. That's the bien. Shoot the tree. Mi sa che le nostre fish le dobbiamo giocare su la morale, raga. E questi, prima che si... che si convincono, passerà un bel po'. Eh sì, ho stato presentimento. Però eccoci, ragazzi, sono tornato. Sono passati un po' di giorni per me, per voi sarà stato un taglio. Però eccoci qua. Parliamo con Jean-Ron. La nuova rivoluzione. Andiamo a vedere l'altra faccia della rivoluzione in questa regione. Sta buona con queste bombe, ragazzi. No, quelle che hai in mano. Ma che avete capito male? To think I looked up to these ancianos. Don't waste your time. We're freeing El Este with or without them. You need to talk to my boss, Yelena. And you need to see our operation up close. Swing by El Agujero. It's La Morale's badass headquarters in Concepción. Say this password to our doorman. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ok, ragazzi, quindi questi sembrano piuttosto tecnologici, se ci pensate. Allora, ha detto che la città si ha imposto un rigido coprifuoco. Vabbè, La Morale, vediamo un po'. Rigido coprifuoco non va di certo a braccetto con... pistolon. Mazza, l'ho lisciata due volte, l'ho lisciata. Muerto el perro, se acabó la rabia. Guarda che mocassini fantastici lui. Bellissimi. Stilisi. Welcome to El Agujero. Try anything and I'll cut your head off and use it as a football. Nice to meet you too. My name's Danny. Alfredo. Down Alfredo. E vabbè, e vabbè. Guardali, guardali, guardali come stanno tracciando tutti. Okay. A week ago per... feels like a month ago. Need 6 volunteers. I'll talk to my people, Connie. Big Jorge Nana's gangs are probably on the ship. You're Yelena? Mierda! Ma dai! Danny, right? Where's my medicine? You mean Libertad's meds? I gave them to the legends. No. You handed it to some retirees shitting their diapers on top of a mountain. What could you possibly want from them? We need more than bullets and guerrillas to take down Castillo. Like it or not, Yaranos love the legends. Clara Garcia loves her politics. Good luck getting those abuelos off their asses. We could use La Morale's help. You know why Clara never told you about us? Because to her, we're just a bunch of kids playing with guns. She loves to talk about the future. But it's her future, not ours. Clara's just a Castillo who lost his dick. So you have a better plan for Yara? Bullets first, politics later. You said you needed volunteers. Admiral Benitez got the jump on us a couple of hours ago. She's holding my people hostage on a cargo ship. I'll go. Alone? I don't get it. Consider us even for the meds. Save my people and I'll think about it. Mm-hmm. Certo, come sempre. Certo, Dani, ma tu te che campi, alla fine? Salva gli ostaggi, abbiamo un nuovo logo per lo ma sistemati bene, There's a farmer at Carbonell Farm. He can take you with his chopper. Just say you're with La Morale. Someone upstairs can tell you how to get there. Better hurry. I don't know how much time we have. Don't worry, I'm a friend. You're with Libertad? I am. I think it would be great if we joined forces. Yeah? We've been fighting and we've been winning. But Admiral Benitez will always have more than we do. We kill one soldado today. Tomorrow they get replaced with three more. And when La Morale people... Where are you going? Huh? Join. We tried. None of those abuelos want to fight. I heard a lot of them even support Castillo. You heard wrong. Well,
I don't see any abuelos fighting now. I'm working on it. So, how do these farmers get a helicopter? They built it from the parts of ones we shot down. Pinga. These farmers, what's going on? You're with La Morel, right? Diciamo di no. Però in realtà sì. Yelena called. Do you wanna lift with that boat? Let's do this. Get in. Calixto. Eccola lì la nave. My name's Calixto. Danny. I'm going to be careful and stay low. I'll get you as close as I can. Where did you learn how to fly? I did my basic service as a pilot a couple of years ago. I got kicked out for calling the captain a come mierda. I was kicked out of the ground forces. Turns out drill sergeants don't like getting punched in the throat. Good to know. Ooh. I never seen you before. When did you join La Moral? Wait. I was told you were with La Moral. I'm doing this rescue as a favor. I'm with Libertad. What can you tell me about La Moral? You know that village? They call it Maldito. That the real name? Yeah. Some Spaniard named it back in 1490, whatever. Couple months ago, Admiral Benitez decided to make it illegal to go to the water and fish. The people protested. Benitez executed half the town. So what does La Moral do? They tracked and killed every last soldado who did the executing. And I'm not talking about guerrilla ambush jungle shit. I'm talking about following them to their homes and slitting their throats while their families are asleep. Benicio. Assassin shit. These kids are smart, coordinated and cold-blooded. Sounds like it. Infatti, raga, cosa so, Dani? That's show pass. We keep tabs on military convoys passing through there and report them to La Moral. Seems like they run a tight operation. These kids are on the ball. Yelena is more organized than the military. La Moral's got our back. When Admiral Benitez started getting rough with our families, La Moral got rough back. Killed any soldado who dared to step foot on our lands. Pretty soon, they stopped coming. Vabbè, sono particolarmente sanguinari, abbiamo capito. Senti, ma vuoi che mi butto? That's the ship! I can't get you any closer. This is great! Gracias, mi amigo! Good luck saving those people! Vado io, vado io! Adios amigos. Ci pensiamo noi. Ok ragazzi. Ok, abbiamo il paracadute. E vediamo un po' la situation. Io penso che la possiamo già. Ma perché non ha fatto la machete kill? Cover, cover. Vabbè dai ragazzi, ci divertiamo. Ci stavo pensando proprio oggi. Che noi la maggior parte del gioco, no? Io me lo so fatto. Across the map. Vai a distruggere l'allarme. Sì. L'ho disattivato così across the map. Sono il king. Sì, raga, ci pensavo proprio oggi. Io alla fine ho giocato la maggior parte di questo gioco. L'ho fatto giocandomelo, diciamo no stealth, però non disdegnavo fare le cose in silenzio, no? Però raga, è Far Cry. E Far Cry ci sta a giocarselo un po' alla viva al farrago. I saw them taking guerrillas to the bridge, where they steer the ship. Check there. Sì, che te lasciano chiuso dentro? Vabbè, no, non mi faccio domande, andiamo via. Yelena, I'm on the ship. I freed as many as I could. Hang tight. I'm sending boats and backup. Gracias. This is Admiral Benitez. Certo. Infatti, sa per dirlo. The Yaran terroristas, I have you right where I want you. At this very minute, military forces are heading to your position. I recommend laying down your weapons and taking one last look at a nation that does not want you. Instead of peacefully serving Yara as outcasts, you will die. Right here. Right now. No, no, lanciano. Ah, ok, pensavo fossero dei kamikaze. Vai, godo. Ah no, ce l'ho dietro! Però mo ce l'ho davanti. No, Cingao! Raga, stiamo arrivando.
Siamo rimasti in pochi, eh. Cogno, I should have called earlier. The boat should be there any minute. Keep it up. Eccoli, eccoli, eccoli. Andiamo. Mamma mia, sembra lo sbarco in Normandia. Ah, è vero, le mine. La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Le tre caravelle. No, sono morti quelli, eh. Non... What's happening? Meeting on the mound. Some of our friends wanna quit early. Okay, listen up. This isn't worth killing for. Sure as hell isn't worth dying for. We're young. We should be out there drinking and fucking and skipping school. Woo! Our parents and grandparents already stole our future. Why should we give a shit? That's what I used to think. And then one day, Admiral Benitez walked into my classroom with a gun. She called on your name, you came to the front. One by one. Alvarez, Bermudez, Carrillo. The Admiral read their crimes. Protesting, handing out pamphlets, liking a Clara Garcia post. Fernandez, Jimenez, Peña. I learned a lesson on my last day at school. You can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Wise words, young guerrilla. La Moral taking new members? Depends. What? Is there an age limit? I will bleed for La Moral. If you take me. Così. Welcome to the war, viejo. Eso! Così. Veloce. How do we take out the Admiral? Push-ups are the first step to victory! The Grand Hotel, Danny. That's the key. I got a convoy I like to make friends with. No. We need Carlito. Push-ups never lie. Che vuol dire? Cosa vuol dire il tigre? Però, ragazzi, devo fare una considerazione. Fermi tutti. Allora, come potete vedere, qua abbiamo tre missioni. Carlito, la signorina e il capo. Allora... Tu mi stai sempre dietro con sto canzone. Allora, fermi un attimo, ragazzi. Io però devo dire una cosa, signori miei. Cioè, potevano lasciare un po' più di cose in sospeso, no? Ecco, forse manca questo. Però, beh, manca tutti i Far Cry in realtà, Cioè, tutti i Far Cry. Forse tranne il 3, che, vabbè, è leggendario. Tutti gli altri sono stati sempre un po'... troppo dritti a livello di storia. Cioè non c'è mai quel... No, mistero. La parola giusta credo che sia tipo tenere in bilico il giocatore. Cioè, nel senso, ora pensavo che sarebbe durato un po' di più lo scontro tra la vecchia generazione e la nuova. Invece ha risolto il tigre, è nato lui. I like these young areas. They remind me of, well, me, only smaller. And it's going to take a lot more than a basement full of little means to win this war. The time has come, baby Tigre. We need Carlito. The fifth legendary member of the 67th Revolution and the toughest motherfucker I ever knew. Soldados would piss their pantalones when they came face to face with him. You know the expression, two birds with one stone? Well, Carlito once shot down two planes with one bullet. He is a national treasure. That was before he retired and went to work in the museum. The regime has put him in a cage to be insulted by filthy true Yaran turistas. His true destiny is on the field of battle. I'll meet you at the museum. Together we will free Carlito from his prison. Ok, signor Tigre, guardalo ragazzi, bello fiero ancora con i tatuaggi e gli addominali, va bene, andiamo a salvare Carlito che mi sembrerebbe che non passarsela troppo bene, però guardate come ci andiamo volando. El Tigre, I'm at the museum. So am I.
If you want to see photographs of us when we were young and dumb, put your gun away and walk in like a turista. Should disable the alarm. Dite, ragazzi. Ma lo voglio fare? Assolutamente no. Allora. Facciamoci strada, ovviamente, in mezzo alla folla. Ma quello è un cattivo, no? Infatti, ragazzi, scusate, ma davvero entro come un turista? Dovrei passare inosservato. Oddio, c'è un carro armato lì, eh. Quindi, quatti come gatti. O meglio, no. Siamo dei turistas. Siamo dei turistas che però non vogliono allarmi. C'è pure una bella armetta qua, eh. Beh, qualche... Cicero! Questa è la valigetta di Yolanda, la madre di Anton. Quando è partita con il figlio tredicenne, obbligata dai terroristi di Espinosa a trasferirsi nella prigione che sarebbe stata la casa di Anton fino all'età adulta, dove il giovane ha raccolto tabacco per il popolo yarano. Pur circondato da ingiustizie e alte mura, lui non ha mai smesso di sognare e diventare il presidente di Yara. Per anni ha studiato senza sosta per diventare un uomo degno di governare il paese. Sì, 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 ragazzi, sappiamo che lui è stato, diciamo, schiavizzato, comunque portato ai lavori forzati proprio quando aveva 13 anni. Quindi immagino gli hanno ucciso il padre, che era il presidente di Yara precedentemente, e via dicendo. Un'infanzia trascorsa in prigione ha permesso ad Anton Castillo di apprezzare l'arte e l'artigianato di Yara. Ora sente di avere la missione di dare una nuova linfa alla cultura yarana per sostituire le opere depravate dell'epoca Espinosa. Allora, ragazzi, noi siamo dentro il museo, il fake museo della rivoluzione. Quindi, insomma, quello che leggiamo prendiamo con le pinze, perché potrebbe essere quantomeno inquinato da il revisionismo storico che solitamente fanno i vincitori, no? Ma questo vale per tutte le epoche. Gabriel Castillo fu il primo presidente a modernizzare Yara e a renderla ricca. Tramandò la sua filosofia e la sua visione al figlio Anton, il presidente scelto dal popolo di Yara per ripristinare la gloria dell'era di Gabriel. Che la guida sicura dei Castillo possa rimanere sempre con Yara fino alla fine. Allora voi mi direte, e se era tanto bravo, perché hanno fatto la revolution? Infatti. Oh. No, che... Cazzo vuoi, oh, ma sono... El tigre! Is Carlito a fucking tank? Por supuesto! What were you expecting? Is Carlito! Ah, non avevo capito. Io pensavo che Carlito fosse un qualcuno. Un martire a tavolino. Santos Espinosa aveva furbescamente capito che dopo l'assedio di Speranza l'esercito dei terroristi aveva bisogno di un eroe popolare. Ne creò uno in Lobo, un giovane il cui unico merito era stato quello di essere amico di altri capi. Ciò nonostante, la propaganda della sua morte funzionò, creando tra gli ariani un'onda di supporto per il golpe. Noblesse oblige. Questo fucile, conservato in questa teca perché non deperisca a contatto con l'aria, appartiene alla famiglia Castillo dal XIX secolo. Boom! Eccolo qua, il fucile di Anton Castillo, vediamolo subito. Cioè, della famiglia Castillo. Munizioni avvelenate. Great bird! What took you so long? Oh, che ci fai tu qua? El tigre, what are you doing? Are you not worried about getting recognized? Don't worry, I brought markers for autographs. One for me, one for you. That's not what I meant. This museum used to be dedicated to us legends, but Castillo rewrote history to make us look like villains. He even found a way to paint Carlito in a bad light. I wonder what history will say about us. They will say, this was the day when two legends walked into a museum and three walked out. Okay. Ok, credo che abbiamo pulito tutto. Caso c'è il Cicerone. Allora, ripariamo, ragazzi, ripariamo. Vai, vai. Non ci dovrebbe più essere nessuno. Sicura? Il problema è che non gli togliamo niente, va. Ah, ecco il lanciafiamme. Lui però è più forte del fuoco, guarda, non sente niente. È ignifugo. Ci arrivano le bombe addosso. Those helmets won't help you against Carlito! With Carlito nothing can stop us! Hey, El Tigre! Carlito's pretty old and taking a beating! Is he even going to make it? Keep going!
Beh, almeno spara e sta zitto. Non si fa domande. No, levatevi. Vabbè, mi sono venuti sotto loro però, eh. Seco. Lorenzo, you came! What the fuck is he doing here? I wanted him to see Carlito for himself. Mi compai. How many years since you've been down this mountain? Too many. Carlito and I, we have a lot of good memories. Time to make some new ones. You should join us, hermano. War is over. When we are all free. Sí! Hey, come. Come on, it's gonna be good. I'm good. Come on! Va bene, sto già servita. Vabbè, bella questa ultima scena, diciamo, missione era quella che è. Over. I need you to go to the Grand Hotel Caballero. It used to be a resort for wealthy turistas, but Benitez converted it into some sort of prison torture hellhole. One of our fighters, Hugo, is being held there, which means he's got an appointment with the dentist, the regime's best interrogator. Mm-hmm. If the dentist gets any information out of him, a we're strappargli fucked. L'informazione ed è. He's got a good heart, but Hugo will crack like a fucking coconut. Okay. You need to stop that interrogation, whatever it takes. I already sent a scout to the hotel. She'll help when you get there. And one of Gilberto's people can get you past the guards if you hide in the back of his delivery truck. But you better hurry. The truck is leaving soon from the delivery yards. Vado subito, vado subito. Insomma, ragazzi, fermiamo la dentista. Ok, signor. Headed to the Grand Hotel Caballero. There's a truck leaving from the delivery yards. You want to leave? Allora, ragazzi, prendiamo il furgone che sta partendo da qui, in modo tale che... Ma entriamo nel furgone, così ci arriveremo molto più facilmente. Credo, spero. Oh, shit! You're doing this mission? Eh beh. Hell yeah. I hate dentists. Me too. They say when you're in her chair, you either give up information, or your life, or both. And I'm going to have to find Hugo, quickly. Our scouts are already in position and ready to help. Oh no, povero Cicerone. Cicerone! You heard Yelena earlier. That was the voice we needed. Sometimes it's hard to tell if we're winning or losing, you know? We're going to win this thing. I promise you that. Dobbiamo liberare la zona sostanzialmente, salvare una persona che sotto interrogatorio potrebbe rivelare la nostra posizione. Non sarebbe bene, non sarebbe bene. Ma magari ci aprono così, sparo a tutti. Se dovessi far casino ci beccano.
Cosa che non serve, ragazzi? Non serviva. Let's go! Niente male, niente male. Ragazzi, facciamo un po'. Usiamo un po' l'arco, dai, non l'abbiamo usato per niente. Oh ma! Por favor. Por favor. No, mi hanno beccato? Cicaron! Questo? Ecco la dentista! Sta operando! Ah ragazzi, aspettate, usiamo le munizioni quelle avvelenate. Elena, the dentist is dead. La morale è safe. And I'm working on a gift for you. Gift? The hotel. I'm taking it. They have tortured the last area here. You sure you're not la moral, Fabi? I'm just saying. Sì, ormai ragazzi, io mi sono venduto. Chi me dà di più? Ha fatto tutto il Cicerone. Ha fatto tutto il Cicerone. Ragazzi, incredibile. Oh, chi è, tigre? Eh? La siamo presa, facciamo la base? È stato facilissimo. What do you want the people of Yara to know about the conflict? Conflict? It's business as usual. Look, in spite of all the rumors going around, there's no war. At least not here in Eastern Yara. Am I right, Admiral? This is not a war. There. The criminals of La Libertad will be stopped. Yeah. They're few, we are many. You hear that? And... Libertards? This means chica. She means business. And what about the violent gang known as La Moral? Anyone who attacks Yara's military or a business interest is not a true Yaran. My strategy... And I helped her with the strategy. I've got decades of experience. I ran a security firm. The East is safe. Am I right? Right. No prea capas, por nada. No, l'avrei voluto in italiano adesso. Lui tranquillozzo, classico americanazzo. Lei invece sembra piuttosto preoccupata. Admiral, so lovely to hear your voice. If I could ask, how is it that a group of school children in El Este are inflicting the highest number of active duty casualties of this war? Admiral? They have support from Libertad and the Legends. I've always taken a personal interest in your career. Handpicked you out of the academy. But make no mistake, there were more experienced, more qualified, and more intelligent officers in line before you. Così proprio. You stood out for one simple reason. Sì, signor presidente. You were a woman in uniform. And now you could be the highest ranking woman ever to have her head on a pike. Grazie, signor presidente. Così proprio per non mettergli pressione. Boom. Sì, tu ammazzi i pesci piccoli, Benitez. Noi qui stiamo facendo le cose fatte bene. Beh, ragazzi, io direi che per questa puntata possa essere tutto. Abbiamo trovato pure la chiave dell'albergo. Non abbiamo fatto in tempo a rubarci l'arma, ma lo faremo. Arpione, parla con Elena. Lo faremo nella prossima puntata. Saluti, ciao.